Ragazzi, qui per documentarvi la mia prima volta, una delle mie prime volte. Allora, in questo video vi spiegherò anche come collegare la tastiera al computer, perché oggi ho finalmente acquistato il cavo della vita. Lo definirei il cavo della vita. Vale a dire il famoso cavo che collega la tastiera al computer via USB per usare i VST plugin, ovvero i MIDI. Che cosa succede? Praticamente questo cavo, che costa 16 euro, quindi voi tutti che come me d'altronde all'inizio non volete spendere un cazzo, sappiate che queste piccole spese vi cambiano la vita. Allora, questo è il cavo. In sostanza, cosa succede? Allora, qua il collegamento è particolare perché questa è l'interfaccia MIDI, ok? Cioè in out. Voi dovete collegare ad in il cavo con scritto out. È così, non so perché. E viceversa, quindi al cavo dove c'è out collegate in. Allora vi faccio vedere com'è fatto però. Allora, per farvi capire, stiamo parlando di questi cavi con i 5 cosi, ok? Questi 1, 2, 3, sì, sono 5. Allora, quindi collegando come vi ho detto, cosa succede? Che poi in pratica poi potete andare su un qualsiasi programma, ok? In questo caso abbiamo il più economico che esista. E andate su queste impostazioni. Audio, MIDI, dispositivo in uscita, potete mettere quello che volete, che c'è tra i due, l'importante è il dispositivo di ingresso, che è questo che vi avrà riconosciuto come se fosse una stampante, per intenderci, quindi vi esce fuori riconoscimento driver, eccetera. Poi qua queste impostazioni ancora non ho capito cosa siano, l'importante è che funzioni. Subito non funzionava perché avevo selezionato questo qua, mi pare, o questo. Comunque non andava. Poi selezionando appunto altoparlanti della scheda audio o cuffie, quel che volete, succede questo, che pigiando i tasti, vedete laggiù, c'è proprio la corrispondenza come fosse un controller. Cosa c'è di strano? Che per una volta quello che volevo, nonché quello che immaginavo, è diventato realtà. Esattamente nello stesso modo. E questa è la cosa incredibile e pazzesca. Perché per una volta le cose vanno come devono andare. Chissà per quanto. Allora, questo è solo per farvi sentire che funziona, ma poi vi farò un test registrato. Queste, vabbè, cuffie. Ecco, ne approfitto per dirvi di andare a compilare il questionario sulle cuffie che usate, perché devo capire, perché ho notato che queste effettivamente hanno tanti bassi e vanno benissimo soprattutto per il pianoforte. Niente, poi io tutto quello che sento lo sento da qua, questa piccola scheda, ma comunque se voi collegate le cuffie sentite uguale, un po' di merda ma sentite uguale. E poi la figata è che potete registrare direttamente, come questa cosa che ho registrato. Senza, e poi ecco, l'altra cosa è che quando alcuni controller sono compresi, per esempio, se io giro queste manopole, girano anche lì. Cioè, capite che figata? E anche se sono invertiti, non so come mai, questi qua. Io li sto girando dalla tastiera, vedete? Però sono invertiti in questo caso, non lo so perché. E poi qui non succede niente, cioè questo continua ad agire come se fosse, anzi, ne approfitto per sentire. Ok, ho collegato le cuffie e ho appena verificato che sostanzialmente tutto quello che c'è qua continua a suonarlo, però praticamente prende solo i tasti che pigiate, li riconosce e li sposta sul computer. Quindi qua non succede niente, non, a parte, cioè, se avete questo tipo di tastiera, quindi una tastiera che ha già dei suoni incorporati. E quindi niente, potete stare tranquilli, qua mettete quello che volete. Paradossalmente potreste suonare due suoni insieme, uno sul computer e uno qui sulle cuffie che magari registrate da un'altra parte. Questa così mi è venuta. E poi voi fate la vostra registrazione, no? Quindi cancelliamo questa, attivate il MIDI qua, ok? Poi partite. Beh, naturalmente le cuffie sono per quell'altra cosa. Registrate robe
E poi dopo potete anche modificarle, come fanno Avicii, Avicii, Stromae, Stromae, anche lui fa queste cose qua. E potete modificare se avete sbagliato. Questo è un bellissimo trucchetto e praticamente tutti gli strumenti, poi qua ci sono i VST plugin, quindi voi li scaricate e li andate a selezionare e poi potete suonare tutto quello che volete. Soprattutto la batteria. Io prima usavo i tasti e adesso uso finalmente dei tasti ma veri. Niente, adesso vi lascio a un piccolo test.